Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Nel video di oggi parliamo delle batterie elettriche. Rivoluzione o speculazione? La rivoluzione delle batterie elettriche è qualcosa che è già successa o è qualcosa che ancora deve accadere? Ma soprattutto, quali sono le tecnologie che possono permettere alle batterie elettriche di diffondersi in modo ampio e di riuscire a dare una spinta energica e rilevante alla nostra qualità di vita e di conseguenza anche ai nostri investimenti? Le batterie elettriche in realtà sono nate negli anni 90 grazie a Goodenough, Yoshino e Whittingham, che hanno vinto l'anno scorso il premio Nobel per la chimica. Questa tecnologia è nata nel 1990 circa e nel 1991 è stata messa in commercio direttamente da Sony. Queste sono le famose batterie agli ioni di litio. Questa tecnologia è però diventata famosa negli ultimi anni perché sono circa 10 anni che sono state inserite all'interno del settore automobilistico. Infatti ci sono le cosiddette macchine elettriche. I problemi principali delle batterie agli ioni di litio sono che sono molto pesanti, che hanno un livello di densità energetica che non si sta riuscendo ad aumentare e di conseguenza è limitante il fatto di avere una determinata area, un determinato litraggio necessario per riuscire a produrre un determinato quantitativo di energia. E il terzo problema è che, per quanto riguarda il settore delle auto, essendo molto pesanti portano a maggiori consumi. Questo fa capire quanto in realtà ci siano dei problemi per quanto riguarda le batterie elettriche, e ciò sta spostando la tecnologia verso delle batterie cosiddette allo stato solido. I motivi sono molto semplici, ovvero il fatto che le batterie allo stato solido hanno dei vantaggi superiori rispetto alle batterie agli ioni di litio, ovvero maggiore sicurezza. Le batterie agli ioni di litio sono altamente infiammabili, mentre per quanto riguarda quelle allo stato solido c'è un rischio di infiammabilità che è sicuramente minore. Il secondo vantaggio è che le batterie allo stato solido sono più efficienti, dalle 8 alle 10 volte, e questo permette anche un aumento della densità energetica, cosa che invece è difficile da raggiungere per quanto riguarda la tecnologia delle batterie agli ioni di litio. Il terzo vantaggio è che complessivamente, avendo una maggiore densità energetica, permettono una migliore e una maggiore autonomia. Per le auto si prevede che con le batterie allo stato solido si possa arrivare a un'autonomia di circa 800 km con un pieno, quindi molto molto interessante. Oltre al fatto che la velocità di ricarica sarà sicuramente inferiore e di conseguenza renderà l'utilizzo quotidiano delle auto con batteria allo stato solido molto più semplice. Infine, l'ultimo vantaggio, ma non per importanza, è il fatto che la durata delle batterie allo stato solido è più ampia. Si parla di 10-15 anni di vita residua, e questo complessivamente permette di riuscire ad avere in prospettiva una maggiore utilizzabilità e, per quanto riguarda anche spese a livello aziendale o anche a livello familiare nell'investimento di una nuova auto, una maggiore tranquillità nel comprarla, perché si sa che questa può avere un orizzonte temporale più lungo e di conseguenza ammortizzare il costo in più anni. Visto così, è evidente quanto questa tecnologia possa avere enormi potenzialità. Però allo stesso tempo non è tutto oro quel che luccica. Infatti, anche se ci sono aziende che hanno speso miliardi reinvestendoli per cercare di sviluppare queste tecnologie di batterie allo stato solido, ad esempio abbiamo Volkswagen che ha investito delle risorse importanti nella startup Quantum Scope, oppure Ford Motors che ha investito in Solid Power, oppure allo stesso tempo Volvo che, insieme a un produttore di batterie svedese, Northvolt, hanno recentemente dichiarato di aver raggiunto un accordo per costruire una fabbrica di batterie in Europa entro il 2026. Ecco, anche se ci sono tutti questi quantitativi di denaro che sono investiti in questa tecnologia che ha degli evidenti vantaggi, ci sono però due evidenti problemi. Il primo è il costo di produzione. Infatti ad oggi il costo che si avrebbe nel produrre una batteria elettrica allo stato solido è di circa 80.000 euro per autovettura. Ovviamente troppo. Già pensiamo che il costo delle batterie elettriche sulla produzione attuale è già del 25-30% del costo della vettura. Se alziamo questo livello di costo a circa 80.000 dollari, rende inaccessibile un'auto con questa tecnologia al 99% degli utenti che sono presenti sul mercato. Un altro problema è la costanza e l'affidabilità di queste batterie, che non hanno una tecnologia ancora ben rodata e collaudata. Andiamo a vedere adesso i dati relativi al settore delle batterie elettriche e delle auto elettriche soprattutto, che sono strettamente correlati. Per quanto riguarda il quantitativo di auto elettriche che sono state vendute nel 2020, si parla di 1,7 milioni di auto, di cui 1,3 milioni solamente in Cina. Le prospettive sono che nel 2025 verranno prodotte 8,5 milioni di auto elettriche,
quindi un numero particolarmente rilevante. Un altro dato interessante è che nel 2030 c'è una previsione di rapporto tra auto elettriche e auto non elettriche di circa l'8%. Questo vuol dire che 8 auto su 100 molto probabilmente saranno elettriche. Per il 2040 questo rapporto verrà portato al 31% circa, quindi 31 auto su 100 saranno elettriche. È evidente come la tecnologia del mondo dell'automotive si stia spostando verso le batterie elettriche e come molto probabilmente, se verranno risolti i problemi di economicità e di affidabilità della tecnologia, le batterie elettriche allo stato solido siano il futuro. Investirci è sicuramente una possibilità da tenere in considerazione. Come sempre ti consiglio di non investire né se non hai prima pianificato i tuoi obiettivi, i tuoi orizzonti temporali e il tuo profilo di rischio, né se hai l'intenzione di selezionare un singolo titolo e comprarlo un po' a sentimento. Questo perché i risultati attesi, anche se il settore dovesse crescere, non sono necessariamente soddisfacenti. Se ci fossero dubbi o domande, fammelo sapere nei commenti, mi farà piacere risponderti. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti, attiva la campanella e lascia un like se il video ti è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e ti ringrazio per l'attenzione.